Il terzo municipio è lieto di ospitare per la prima volta Luigi Di Maio! Buonasera, ciao a tutti. Grazie, grazie a tutti. Allora, grazie. Come state? Diciamo, io stasera vorrei raccontarvi due pilastri fondamentali dell'azione di governo che vogliamo intraprendere quando voi deciderete di mandarci al governo di questo paese. Non voi, solo voi qui, sarebbe tutto troppo semplice. Dobbiamo cercare di spiegare a quante più persone possibile qual è il nostro obiettivo quando andremo al governo, perché vedete, in questo momento ci sono migliaia, decine di migliaia di elettori degli altri partiti che sono totalmente frastornati. Gli ultimi, quelli del PD, li ho visti ieri quando hanno scoperto che il loro partito ha salvato dalla galera un senatore di nome Azzollini. E vi voglio dire una cosa su questo: i voti per queste porcate non mancano mai. Quando bisogna votare il reddito di cittadinanza o gli aiuti alle imprese, hanno sempre problemi e rimandano tutto a settembre. Allora io vi voglio dire una cosa semplice: noi abbiamo due priorità. La prima si basa su un concetto fondamentale. Lo sapete quante sono le piccole e medie imprese in Italia? Il 99% di tutte le imprese italiane, cioè, per intenderci, in quell'1% rimanente ci sono Fiat, l'Ilva, Finmeccanica. Nel 99% rimanente ci sono le piccole e medie, e di questo 99%, e stiamo parlando di commercianti come di medi imprenditori, di questo 99% rimanente di piccole e medie imprese, l'80% ha meno di 10 dipendenti. Noi, se siamo l'ottava potenza mondiale economica e la seconda manifatturiera d'Europa, lo dobbiamo ai nostri piccoli imprenditori, non a Marchionne, ai Riva o ai baroni di Confindustria. Ricordiamocelo sempre, perché è fondamentale. In questi anni avete pagato miliardi di euro di tasse che sono andate sempre all'1% rimanente del tessuto produttivo di questo paese, che prendeva i vostri soldi, come la Fiat, come Finmeccanica, come l'Ilva di Taranto che ha inquinato tutta la Puglia. Questi soldi li prendeva e poi, quando le cose iniziavano ad andare male, se ne andava in Serbia, in Turchia, portavano i soldi in Svizzera come i Riva di Taranto, senza lasciarci nulla e lasciando a casa decine di lavoratori. Allora io ve lo voglio dire da adesso, perché è una promessa: noi una delle prime cose che istituiremo appena arrivati al governo è la exit tax. Se te ne vai con i nostri soldi, devi restituire i nostri soldi prima di andartene. È fondamentale. Poi è anche vero che in Italia è difficile fare impresa con questa tassazione, e allora parliamone. Ma se io voglio dare una mano al tessuto produttivo italiano, devo aiutare quelle piccole imprese di 10, 20, 30 dipendenti che oggi fanno la ricchezza economica del paese. E come si fa? Non sono venuto qui a parlarvi di cose solo da fare, ma di cose già fatte. Noi siamo la prima forza politica dell'Occidente ad aver restituito oltre la metà degli stipendi dei propri parlamentari e ad aver costruito un fondo per creare nuovi posti di lavoro. Il progetto si chiama microcredito, lo conoscete, lo stiamo mettendo a punto, perché di mezzo c'è qualcuno che non ce lo vuole far partire bene, ma noi abbiamo messo da parte 10 milioni di euro di nostri stipendi in 2 anni. E ad oggi già 2.300 imprese italiane hanno preso questi soldi e esistono grazie a questi soldi. E se 2.300 vogliono assumere in 2 mesi, perché noi siamo partiti il 27 di maggio e ancora devono scadere i termini
entro cui è obbligatorio dare i soldi a tutti quelli che ne hanno fatto richiesta. Se 2.300 vogliono assumere due persone, grazie ai soldi che hanno avuto dal nostro microcredito, abbiamo già creato 4.000 posti di lavoro. E ve lo dico non perché 4.000 posti di lavoro risolvano i problemi dell'Italia, ma perché io ho visto un Presidente del Consiglio andare a Melfi 2 mesi fa a vantarsi di 500 posti di lavoro, spacciandoli per la grande rivoluzione economica del Paese. E allora, se permettete, noi entro dicembre arriveremo ad 8.000 imprese ad aver giovato del nostro microcredito, che significa due persone ognuna, sono 16.000 posti di lavoro che vi voglio raccontare, perché li abbiamo creati e li creeremo con 10 milioni di euro di nostri stipendi. Allora io vi voglio dire solo una cosa: 10 milioni di euro rispetto a 800 miliardi di euro di spesa pubblica annuale dello Stato italiano non sono nulla. Ma se voi ci permetterete di andare al governo, facciamo una legge semplicissima che fa fare a tutti i politici italiani quello che facciamo noi, e così 10 milioni di euro diventano 1 miliardo di euro, con cui aiutiamo le imprese che non possono accedere al credito bancario. Ma vi dico di più, magari con 1 miliardo di euro non c'è bisogno neanche più di fare credito. Cominciamo ad abolire qualche tassa alle imprese, ad abbassare le tasse alle imprese, così con i soldi che avanzano assumono persone, perché noi crediamo veramente nel fatto che in questo paese si possa ripartire e si possano creare nuovi livelli occupazionali. Ma c'è bisogno di uno Stato che deve avere le mani libere per poter prendere i soldi delle tasse che pagate ogni mese e metterli in un progetto che crea nuovi posti di lavoro. Voi mi direte: ma tutti ce lo dicono. E siamo d'accordo che tutti ve lo dicono che la priorità è il lavoro. Ma se io vi dicessi che oggi in Italia 1 miliardo di euro investito in attività petrolifere crea 500 posti di lavoro, e lo stesso 1 miliardo di euro investito nella ristrutturazione energetica degli edifici, che significa che se voi pagate una bolletta di 100 euro noi ve la abbassiamo del 30% dandovi degli incentivi per ristrutturare energeticamente la vostra casa, lo stesso 1 miliardo investito nelle ristrutturazioni energetiche porta 17.000 posti di lavoro. C'è ancora qualche dubbio se investire 1 miliardo dove ti crea 500 posti di lavoro o dove te ne crea 17.000? C'è ancora qualche dubbio nel capire cosa deve fare un governo con i soldi delle vostre tasse ogni mese o ogni anno che si fa la legge di stabilità? Il problema è semplice: non si fa, perché noi siamo al terzo governo non eletto dal popolo che ha il soldo delle solite industrie di questo paese, che sanno che nelle proiezioni economiche sono spacciate. Perché, signori, è inutile che ce lo raccontiamo: se chi investe in petrolio non comincia ad investire in energie rinnovabili, noi lo diciamo da 10 anni, è finito. Ma cosa fa? Va dal politico di turno, va dal Presidente del Consiglio che ha foraggiato per farlo arrivare a Palazzo Chigi, e gli dice: me la fai una leggina per salvarmi il sedere anche quest'anno, dandomi un po' di contributi, togliendoli al fotovoltaico, al microeolico, allo geotermico, in modo tale che quelli non avanzano e io non muoio? E trovano il loro migliore alleato, che sono i partiti. Anche loro non vogliono morire politicamente e cercano in tutti i modi di mettersi insieme. Un medico, fermiamo tutto, cioè, se serve un medico lì. Il concetto fondamentale è che ormai ci sono delle scelte obbligate in questo paese, ma che possono prendere solo persone che hanno avuto la capacità di essere in una forza politica che non ha alle spalle quella parte di paese che economicamente sta portando a picco il nostro paese. Allora potrei continuare con esempi senza fine di dove bisogna investire i soldi per creare nuovi posti di lavoro, però c'è un'altra cosa importante: che questi soldi devono essere investiti in un settore che traina. Lo sapete quali sono i settori che durante la crisi del 2008 crescevano di più? Uno è l'agricoltura. Sembra assurdo, ma nel bel mezzo della crisi del 2008 l'agricoltura cresceva a ritmi di percentuali a due cifre. E poi il mondo dell'high tech, il mondo di quello che è tecnologico, di quello che utilizziamo, che stiamo utilizzando qui. Però abbiamo un problema:
abbiamo un uomo di 50 anni che ha perso il posto di lavoro sulla catena di montaggio e dopo 30 anni che ha fatto solo quello non sa dove sbattere la testa. Abbiamo un giovane di 18 anni che la nostra università e la nostra scuola non sono stati in grado di interessare a nulla, perché l'hanno massacrata la scuola in questi anni a ritmi di tagli e di massacro del corpo docente, e quel ragazzo a 18 anni non sa cosa fare, non ha idea di cosa fare. E noi questa gente la dobbiamo traghettare nel mondo in cui investiremo. Energia rinnovabile, high tech, agricoltura. E come si fa? Non si fa come fa oggi lo Stato, che a 50 anni senza posto di lavoro gli dice trovati un lavoro. A 50 anni, dopo 30 anni che ho fatto la stessa cosa, come faccio? Si fa con il reddito di cittadinanza, che significa, come in tutti i paesi d'Europa, io ti chiamo, ti formo, ti do un reddito mentre ti formi e ti inserisco nel mondo del lavoro in cui io Stato sto investendo per creare nuovi posti di lavoro. Capite che cos'è il reddito di cittadinanza? È formazione lavoro, è opportunità per 9 milioni di poveri in questo paese, che non sono poveri solo perché guadagnano meno di 750 euro al mese, sono poveri perché non hanno più speranza del futuro, perché hanno preso fregature su tutti i fronti e oggi stanno cercando una forza politica che gli dia una nuova opportunità. Noi non siamo quelli che vengono da voi e vi dicono abbiamo tutte le soluzioni, non è così, ma noi sappiamo che oggi è matematico che se uno Stato segue dei settori crea un futuro florido per questo paese. Ed è per questo che io vi dico con molta serenità che oggi, più di 2 anni fa, siamo pronti a governare gli enti locali come siamo pronti a governare questo paese, perché ci vorrà un po' di buonsenso, un po' di coraggio e un po' di partecipazione di tutti voi alle scelte che prenderemo, e ce la possiamo fare. Quanto all'attuale governo, e concludo, io vi dico solo una cosa: per vedere che fine farà questo governo basta guardare Marino e Crocetta arroccati nei loro palazzi per paura che dimettendosi vinca il Movimento 5 Stelle. Succederà anche a livello nazionale, a breve. Sono solo un po' più indietro nel lavoro, ma è così. Ma io non sono contento del fatto che sia la Sicilia che il Comune di Roma siano paralizzati dalla paura che vinca il Movimento 5 Stelle. Io non lo so se voi e tutti gli altri romani decideranno che questo diventi un comune a 5 Stelle, ma vi dico con molta franchezza che attualmente l'unica soluzione per tanti enti locali come per il Paese italiano, per il governo centrale, è andare a votare. Quindi facciamo di tutto per farli andare a casa, siamo sempre di più, tutti ci dicevano che saremo morti, ma in realtà siamo più vivi di prima e più forti di prima, basta solo crederci. Grazie. Grande, grande, grande Luigi. Adesso ragazzi, siamo quasi in chiusura.